La bassa. Chi cerca il pittoresco se ne va da Capri o a Cortina. La bassa è l'antipittoresco e proprio per questo è pura e incontaminata. Perché il pennello degli imbrattatele mai la diffamerà, né mai la diffameranno le cartoline in tricromia. Quelle che abbiamo appena sentito sono le parole di un grande protagonista della nostra letteratura che è vissuto in queste terre, Giovannino Guareschi. La parola di Guareschi è fortemente connaturata, fortemente legata alle terre dove gli è vissuto. Ma lo stesso vale anche per la parola di tanti altri autori, di tante altre autrici. Luoghi, strade, piazze, case, dove hanno tratto ispirazione, le loro parole, i loro versi, oppure semplicemente dove sono vissuti, lasciando, sedimentando tracce della propria esistenza, del proprio vissuto. Ebbene, proprio per valorizzare queste realtà, si terrà un secondo appuntamento dal titolo Dove abitano le parole. Verranno interessati 26 siti, cioè case, ma anche piazze, strade, che saranno la quinta, saranno il luogo dove potremo goderci concerti, visite guidate, letture, aperitivi letterari, incontri con gli autori. Il programma ci porterà a spaziare per tutte le province della regione, da Piacenza fino alle case degli scrittori della Romagna, dall'Appennino fin giù verso il Po, verso la pianura, dall'Orlando Furioso dell'Ariosto, fino ad arrivare più recentemente a Silvio D'Arzo, a Guido Cavani, a Tondelli, a Giorgio Bassani. Quindi un programma ricco di iniziative dove potremo scoprire cose nuove, dove potremo riscoprire luoghi finora poco conosciuti. E quindi vi aspettiamo per una fine settimana all'insegna della cultura e, perché no, del divertimento. Grazie.